Approfittando del fatto che devo installare Docker per un cliente, in questo tutorial appunto vedremo come installare Docker su una VPS Ubuntu 16. Per prima cosa ci colleghiamo al sito di Docker e seguiamo la procedura standard per l'installazione. Quindi entriamo nella nostra VPS in SSH e facciamo un apt-get update per aggiornare i packages eccetera del nostro sistema operativo. Una volta fatto, torniamo qua e installiamo il repository di repository apt che contiene appunto Docker. Quindi copiamo questo qui e yes. Poi installiamo, verifichiamo la chiave GPG per assicurarci che il repository sia quello corretto. Quindi copiamo questo comando e se è ok dovrebbe ritornarci questa chiave. Ok, come vedete la chiave combacia, quindi proseguiamo, scendiamo sotto e appunto aggiungiamo il repository relativo a Docker. Come vedete qua abbiamo la versione stabile di Docker. Ok, quindi ora non ci resta che fare un apt-get update per aggiornare i nostri packages con il repository appena aggiunto. E poi andiamo a installare Docker appunto tramite apt-get install docker-ce, ovvero Community Edition. Yes. Ok, quindi ora se facciamo un docker -v ci ritorna la versione appunto versione 18.09, che attualmente appunto è l'ultima versione stabile. Quindi docker installato, ora non ci resta che installare docker compose. Quindi cerchiamo su Google docker compose Ubuntu, che ci manda appunto alla pagina ufficiale per l'installazione. L'installazione di Docker Compose è piuttosto rapida, qui scegliamo Linux, ci ritorna appunto il comando curl nel quale scaricare appunto il programma. Ok, ora non ci resta che abilitare i permessi appunto la cartella user local bin Docker Compose. Quindi chmod più x e poi il percorso che ci porta al Docker Compose, invio, e ora non ci resta che verificare che si è installato lanciando un Docker Compose -- version e appunto versione 1.23. E niente, come vedete, installare Docker su Ubuntu è una procedura molto semplice, basta seguire nel dettaglio le linee guida presenti sul sito e in 5 minuti, forse anche meno, lo si trova installato. Se questo tutorial vi è stato utile, mettete un like. Se vi interessa, seguite il canale e ci vediamo al prossimo tutorial.